Grazie, grazie. Grazie anche della domanda. Io parlerò in piedi perché ho una presentazione da mostrarvi. Beh, è una vera sfida quella di rispondere nel giro di pochi minuti e di presentarvi, eh, diciamo, gli esiti della nostra indagine. Innanzitutto, come già anticipato da Simonetta. Siamo arrivati a questo lavoro attraverso una serie di passaggi, di step, per fare un'assonanza con questo luogo. Il primo è del 2010, con la ricerca e il valore della cultura. Il secondo, importantissimo, è quello del 2017, citato da Simonetta, in cui, peraltro, no, noi di Associazione Cività abbiamo coniato eh, la formula Corporate Cultural Responsibility, che poi ha avuto una certa fortuna nel nostro ambiente, devo dire. E poi nel 2022 abbiamo realizzato questo rapporto incentrato sulle relazioni su un tema ormai non più rinviabile, quindi la relazione tra cultura e sostenibilità. Eh, fondamentalmente siamo partiti da alcune domande di ricerca come eh, eh, duopo eh, nelle attività di indagine. Eh, analizzare e individuare quali macro aree eh, mh, sono di riferimento per le pratiche di sostenibilità adottate dalle imprese, in particolar modo di sostenibilità diciamo extraambientale, eh, quali sono i, i, gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 di riferimento in questo tipo di progettualità, che tipo di contributo eh, concretamente viene offerto dalle imprese negli ambiti? extraambientali, quindi sociale, culturale e formativo della sostenibilità, quali, attraverso quali criteri le aziende valutano l'efficacia o meno del loro impegno e infine un focus verticale sul settore culturale, che tipologie di interventi vengono realizzate nel nostro uh, ambito. Uh, le dimensioni extraambientali della sostenibilità sono Fondamentalmente queste tre. Vediamo prevalere eh, fortemente l'ambito sociale per il 93 delle imprese. Queste percentuali partono da una indagine, anzi da una doppia indagine che abbiamo realizzato a fine 2022 sulle nostre 100 aziende associate, associato ad Associazione Civita, e ad inizio 2023 su un campione di B Corp e società benefit. Um, Abbiamo chiesto a tutto questo campione di imprese su quali eh, settori avessero sviluppato negli ultimi anni una progettualità. Sociale, 93%, ambito della formazione, 84%, formazione interna per i dipendenti, ma anche per dei target esterni. Il, cultu il culturale lo vediamo diciamo, residuale rispetto agli altri due, 79%. È importante individuare quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile di riferimento per questo tipo di progettualità. Vediamo il primo, eh, molto forte, il Goal 8, lavoro dignitoso e crescita economica. Nel 71% dei casi quella progettualità fa capo a questo obiettivo di sviluppo sostenibile. Secondo obiettivo, il 13 lotta contro il cambiamento climatico questo ha dimostrazione che esiste di fatto un approccio integrale alla sostenibilità, cioè gli elementi ambientali di fatto si ritrovano anche in quel tipo di sostenibilità, di, quella, di progettualità che abbiamo visto. Dopodiché l'obiettivo 12 consumo e produzione responsabili l'obiettivo 9 eh, imprese innovazione e infrastrutture l'obiettivo 4 4 eh, istruzione di qualità e poi eh, diciamo, l'obiettivo 11 eh, città e comunità ehm, sostenibili. Um, I criteri di valutazione di efficacia adottati dalle imprese per valutare l'efficacia della loro progettualità vedono una prevalenza fortissima di elementi di tipo reputazionale e relazionale. Eh, decisamente maggiore il peso di questi criteri rispetto alla visibilità del brand e alla variazione delle vendite. Eh, questo dato è molto interessante perché una domanda simile l'avevamo fatta nel 2010 eh, con la ricerca al del valore della cultura e lì era emerso come la progettualità delle imprese, in quel caso in particolar modo nel settore culturale, fosse finalizzata a la visibilità del brand, quindi è un obiettivo di comunicazione. Adesso invece appare un atteggiamento sicuramente più consapevole, più responsabile, autenticamente diciamo, proiettato alla sostenibilità. Ci sono anche, è importante anche il peso dei, 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 dei KPI specifici, cioè indicatori GRI, eh, mh, indicatori di performance, capacità di coinvolgere determinati target, eccetera. Le tipologie di contributo prevalente sono, non sono più di tipo economico, e qui rispondo a una delle domande di Cristina, di tipo economico come erano nelle prime indagini, quella del 2010 e del 2017, ma oggi prevale un contributo misto, economico e tecnico, e a, a seguire un contributo in competenze. Questa è un'altra dimostrazione che le imprese, nello svolgere quella progettualità, entrano in relazione con eh, i territori, con eh, i soggetti, le, le, le realtà del terzo settore che si occupano quotidianamente del sociale, del culturale, della formazione, mettendo a disposizione le loro risorse che non sono meramente economiche. Quindi di fatto diventano dei partner, si attiva una coprogettazione in molti casi con queste realtà e questo è un altro dato assolutamente importante. Abbiamo poi eh, in qualche modo... Approfondito verticalmente eh, quelli che sono gli impegni delle imprese nel settore culturale. Sono eh, emersi sei cluster, cioè sei gruppi di attività prevalenti. Il primo è il supporto a musei e organizzazioni culturali e eh, enti del terzo settore che operano nel settore culturale. Qui dobbiamo dire che si utilizzano strumenti un po' più tradizionali, quelli del corporate giving, quindi eh, sponsorizzazioni, erogazioni liberali. In alcuni casi si creano anche degli enti come fondazioni d'impresa che operano nel settore culturale. Secondo ambito eh, di importanza è quello della, delle iniziative a sostegno delle comunità locali, ad esempio borghi e aree interne, con una proiezione molto forte verso l'inclusione sociale. Terzo ambito, eh, attività direi, di infrastrutturazione tecnologica e eh, mh, energetica, in molti casi realizzata eh, nell'ambito di progetti di riqualificazione e rigenerazione territoriale e urbana, e per, prevalentemente attraverso sponsorizzazioni tecniche. Poi abbiamo attività di divulgazione, eh, particolarmente orientate alla cultura scientifica, anche a, alla cultura della sostenibilità per giovani generazioni e anche per altri target specifici. Eh, abbiamo l'organizzazione di eventi culturali, festival, esposizioni, incontri e convegni. E poi abbiamo, diciamo, meno numerose, ma comunque importanti, iniziative rivolte ai dipendenti, eh, sia in termini di formazione e sensibilizzazione, ma anche legati al volontariato, eh, al volontariato aziendale. In definitiva, le opportunità che emergono eh, dai, mh, dalla nostra indagine quali quantitativa e dalle interviste dei casi studi che abbiamo raccolto numerosi che sono presenti all'interno del rapporto sono quelle che vedete elencate qua. La prima, eh, abbiamo sfatato un mito, la cultura è realmente un terreno fertile per l'applicazione di pratiche di sostenibilità. Integrale, cioè sostenibilità che non sia solo ambientale, ma riconosca le interazioni tra la dimensione ambientale, quella economica, quella sociale e quella culturale. La cultura è un medium per narrare la sostenibilità e divulgare l'Agenda 2030, e i musei e le organizzazioni culturali sono i protagonisti di questa azione, e come descritto nella seconda parte del rapporto. La cultura è un fattore chiave per l'attivazione dei territori, delle comunità locali e qui il terzo settore svolge un ruolo chiave. In tutti i casi in cui, eh, ad esempio, in ambito culturale, le pratiche e la, la progettualità delle aziende è realizzata con l'obiettivo, come dire, di intercettare anche degli obiettivi di inclusione sociale, di welfare sociale, viene sempre coinvolto il terzo settore, perché questi corpi intermedi sono fondamentali per attivare una domanda dal basso. Quindi un protagonismo che sta assumendo il terzo settore in questa sorta di triade tra mondo della cultura eh, appunto terzo settore, fruitori e, e imprese. Infine, la cultura si dimostra un fattore critico di successo per la reputazione dell'impresa più efficace dell'intervento in formazione e nel sociale. È meno numero, sono meno numerosi gli interventi in cultura rispetto agli altri due ambiti, per una serie di complessità che adesso vedremo, però in termini di eh, reputazione il risultato è più efficace rispetto agli altri ambiti. Eh, quali sono appunto gli elementi di criticità? Il primo, ehm, l'ha già introdotto Simonetta, non esiste un eh, obiettivo di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 specificatamente destinato alla cultura. Abbiamo eh, testimonianza che gli SDGs siano dei driver che orientano le scelte delle imprese su dove e come investire. Quindi la mancanza di un obiettivo di sviluppo sostenibile legato direttamente alla cultura eh, esercita un effetto, diciamo, di crowding out, di spiazzamento e quindi chiaramente limita la possibilità di concentrarsi nel nostro settore a favore di altre dimensioni ambientali, sociali, eccetera. Eh, altro grosso problema con cui noi di civita, che noi affrontiamo ormai da anni, è quello di cercare di favorire una cultura dell'accountability, della valutazione. Anche d'impatto nel settore culturale dove siamo ancora molto indietro. E questo chiaramente è un problema perché le imprese hanno l'obiettivo, hanno la necessità di rendicontare gli interventi eh, che realizzano, sia neg negli strumenti di social disclosure, bilancio sociale, report integrato, report impatto. Pensiamo alle società benefit che hanno l'obbligo di legge di, di realizzare. Un report di impatto annuale. Quindi è necessario avere dei criteri di eh, valutazione d'impatto, delle metriche di valutazioni e eh, i soggetti culturali, eh, quindi musei, le organizzazioni che collaborano con le imprese, devono collaborare anche nel fornire dati. Perché le imprese non sono in grado, quando non sono totalmente autonome nello svolgere il progetto, di ehm, poter valutare questi elementi quantitativi. Infine, eh, rimane una difficoltà nel dialogo e nell'interazione fra imprese ed enti culturali, questi ultimi in molti casi sono autoreferenziali, e questo è un grosso problema. Ehm, gli obiettivi strategici per ottimizzare il rapporto tra questi due mondi, il primo. È privilegiare appunto un approccio integrale alla sostenibilità. La sostenibilità non è più quella solo ambientale, quella legata alla transizione eh, energetica, ma deve essere una sostenibilità che riconosce le interazioni tra dimensione ambientale, economica, sociale culturale. e culturale. Solo questo può attivare dei processi che siano realmente trasformativi. Secondo obiettivo aprirsi alla logica dell'accountability e dotarsi di strumenti e metriche utili per valutare gli impatti eh, economici, ambientali, sociali e culturali. Eh, mh, terzo obiettivo, ma non in termini di, di importanza perché è, è veramente centrale, superare la logica del mecenatismo eh, a favore di un partenariato attivo tra le imprese e re le realtà culturali. Quindi eh, la, la tendenza, l'abbiamo visto, va in questa direzione. Le imprese non mettono a disposizione solo soldi, ma eh, mettono a disposizione risorse tecniche e incompetenze, e questo chiaramente è una dimostrazione che si tende a guardare, eh, ad operare in un'ottica di partenariato. Bisogna andare in questa direzione e bisogna avere una prospettiva di medio e lungo periodo, soprattutto nel settore culturale, perché la cultura è un farmaco a rilascio lento. Gli impatti sociali, economici si generano nel tempo. E quindi chiudo con una citazione eh, che ho preso in prestito dal saggio di Zamagni, che a sua volta si è appunto riferito a Eliot: La cultura è come un albero, va piantata, annaffiata e concimata, e bisogna aspettare con pazienza che cresca e possa dare eh, i suoi frutti. Grazie.